Ciao, buongiorno. Siamo anche oggi pronti per una nuova estrazione di una carta, le carte delle essenziali che ho illustrato per Stefania Zani, che ogni mattina lei utilizza per la sua diretta Instagram intorno alle 9 per andare a misurare le energie del giorno. Noi andiamo a verificare invece la parola chiave associata alla carta. Come si può tradurre in termini di significato, di simbologia, nella nostra pratica della pittura Zen? Andiamo a vedere. Legno di sandalo, divino. Beh, innanzitutto mi fa molto ridere che sia uscito il divino e io oggi abbia questa t-shirt un po' psichedelica, ma comunque con l'immagine di Gesù Cristo, e quindi già tutto prende, insomma, già una strada molto, molto, molto chiara. Allora, il divino nella pratica della pittura Zen. Certo che andiamo a incontrare il divino nella pratica della pittura Zen. Il divino non è qualcosa che sta lassù, che dall'alto ci controlla, ci valuta e poi ci salverà oppure no. Il divino è assolutamente dentro di noi. Noi siamo qui per manifestare il divino. Noi siamo il divino in tutte le cose. C'è il divino. Se potessimo fare un salto nel passato remoto e tornare alle radici delle religioni animiste, e per quel che riguarda il Giappone, lo shintoismo, e allora rimanendo là nell'arcipelago tanto amato, ecco che ogni cosa, ogni pianta, animale, ma sasso, qualsiasi elemento porta in sé uno spirito, un kami, porta in sé il divino. Quindi, nel fare la pittura Zen, nel praticare la meditazione, nell'andare incontro a qualsiasi strumento di ricerca personale, di ricerca spirituale, anche la divinazione attraverso le carte, è un lavoro che ci porta a entrare dentro di noi e a connetterci con quella parte, a riconnetterci con il sacro, di cui c'è bisogno tantissimo perché siamo sempre sotto scacco relativamente a condizionamenti, a regolamenti, a gestione di tantissime cose che non portano più con sé il sacro. E quindi viene a mancare quella sensibilità, quel rispetto, quel sentimento, quell'anima che potrebbe attivare, diciamo, una esistenza che tenendo conto sempre del divino, ecco che si relazionerebbe con tutte le cose con un rispetto completamente diverso da quello che invece purtroppo vediamo costantemente. Però tutto ha un suo perché, no? Tutto ha un suo motivo di essere, tutto ha un fine e non siamo mica in pochi, diciamo che in questo momento si stanno riconnettendo con tutte queste cose, che sentono questa chiamata. E quindi chi fa lo yoga, chi fa la meditazione, chi fa la divinazione delle carte, chi fa la pittura Zen, chi fa quello che puoi magari fare tu e che io adesso non saprei, diciamo, riportare, ma tutto è nella direzione di recuperare il sacro. E nella pittura Zen, certamente, intanto, vabbè, da un punto di vista superficiale, la pittura Zen guarda alla natura, a tutto ciò che è natura, dal filo d'erba all'essere umano, e quindi è una sorta di pratica che punta alla contemplazione, e la contemplazione porta in sé, diciamo, un'idea di
connessione, un tentativo di connessione con le parti che risuonano dentro di noi, ed è sempre solo il sacro, ed è sempre solo il divino, appunto. Quindi andiamo con i nostri pennelli, con il nostro inchiostro, a portare in essere l'essenza dei soggetti attraverso la contemplazione della Grande Madre e facciamo esperienza di questa connessione. E non ha, diciamo, l'obiettivo, come posso dire, minimo, semplicemente di praticare una disciplina che per di più può produrre delle opere d'arte e quindi potercele mettere poi al muro, tronfi di quello che abbiamo saputo realizzare. Perché quando veramente andiamo a realizzare la pratica della pittura zen e quando sul foglio emerge qualcosa che risuona, abbiamo acchiappato, abbiamo fatto centro relativamente al divino che sta nel soggetto e che sta in noi, ecco che non abbiamo poi la sensazione di aver prodotto un'opera che ci appartiene, ma che appartiene a tutto e a tutti. L'ego si dissolve perché non puoi avere la sensazione di dirti quanto sei stata brava, quanto sei stato bravo, perché sai che è stato il frutto di una partecipazione di più elementi della tua fisicità, della tua mente, della tua anima, del sacro che è in te, dei quattro tesori. E così tu sempre avviene anche fuori dalla pratica, dove non ci troviamo con un foglio di carta, con un pennello in mano ad andare a cercare l'essenza delle cose, ma ci troviamo ad attraversare la nostra vita che è fatta di eventi che ci accadono, che hanno un fine e che all'interno di quelli noi dobbiamo andare a cercare l'essenza, dobbiamo andare a cercare quel fine e quel fine è sempre a nostro vantaggio. Quindi il divino nella pittura zen è, diciamo, il centro della pittura zen, ma come di qualsiasi altra pratica o disciplina che puoi andare a ricercare, a praticare, se ti ha chiamato, e iniziare a non pensare a ciò che è sacro, a ciò che è il divino, come qualcosa che sta lassù e che ci ha abbandonati in qualche modo, ma invece riportarlo giù, riportarlo al centro di noi, farlo sentirlo dentro, farlo vibrare, scusate. È in questa risonanza attraversare la nostra esistenza per manifestare il divino e per portare rispetto a ogni altro essere umano, animale, vegetale che sia, al cui interno il divino c'è e va riconosciuto. Ci vediamo mercoledì prossimo. Una buonissima settimana. Ciao.